un lavoro per ricominciare una nuova vita dopo essersi allontanate dal compagno maltrattante. Sono 27 le donne che in questo 2021, caratterizzato dalla pandemia, sono state seguite da SOS Donna all'interno del progetto Un lavoro per ricominciare, consolidiamo le opportunità, reso possibile grazie al sostegno della Chiesa Valdese. 16.000 euro dell'8 per 1000 sono stati infatti donati dalla Chiesa Valdese per il progetto Faentino, che è riuscito a trovare un tirocinio, un'esperienza di tirocinio, a 15 donne seguite dal centro antiviolenza. 7 donne invece sono state inserite in un percorso di sartoria organizzato in collaborazione con l'Unione della Romagna Faentina e avranno l'opportunità di un lavoro in azienda in un secondo momento. La maggior parte sono donne straniere con figli e senza una rete di conoscenza sul territorio. Terminato il lockdown, è stato evidente per molte donne il bisogno di contatto con le volontarie del centro antiviolenza. Con colloqui regolari le abbiamo aiutate nella creazione del curriculum, nel presentare le opportunità che ci sono sul nostro territorio, il territorio dell'Unione Romagna e Faentina, per il reinserimento lavorativo, ma anche le abbiamo aiutate, per esempio tre di esse nell'acquisizione della patente di guida, una nell'acquisto di un'auto usata, proprio perché è indispensabile adesso nella ricerca lavoro essere automuniti e avere la patente. Le abbiamo aiutate con dei sostegni per l'alloggio e l'utenze, per ritrovare anche una dimensione di autonomia abitativa per le donne, i loro figli e figli minori che spesso le accompagnano, attraverso la distribuzione di card alimentari perché potessero accedere ai beni di prima necessità mentre cercavano lavoro, anche all'inizio di una nuova occupazione, di un nuovo lavoro, con materiale scolastico per i loro figli e le loro figlie, anche attraverso appunto l'iscrizione a corsi di italiano per le donne straniere, l'accompagnamento con le mediatrici culturali che collaborano da anni con la nostra associazione. C'è un motivo per cui la maggior parte sono donne straniere, quale? In generale la maggior parte delle donne che si rivolgono al nostro centro antiviolenza sono donne italiane. In questo progetto la maggior parte delle donne coinvolte invece sono state donne straniere, perché erano donne con una maggiore difficoltà nel riconoscere le opportunità, le possibilità del territorio, ma anche a riconoscere le loro risorse individuali per inserirsi nel mondo del lavoro. Per cui il lavoro che abbiamo fatto con loro è stato proprio quello di accompagnarle a riscoprire quelle che erano delle risorse che tutte di loro, che ciascuna di loro aveva in sé, ma che non riuscivano a focalizzare, non riuscivano a utilizzare al meglio per trovare una possibilità lavorativa. Alcune di esse poi avevano anche lo scoglio della lingua italiana, non conoscendola bene, per cui appunto attraverso la mediazione, ma anche con l'iscrizione a corsi di italiano, hanno potuto migliorare la loro lingua e anche reinserirsi o sperimentarsi attraverso dei tirocini professionalizzanti come inserimento nel mondo del lavoro, proprio perché prima non avevano mai avuto la possibilità di lavorare come forma proprio di controllo di violenza da parte dei compagni mariti maltrattanti. Ecco, il mondo del lavoro che offerte propone a queste donne? Allora, diciamo che tutte le donne purtroppo a causa della pandemia c'è stato un rallentamento nell'occupazione in generale e è stata colpita soprattutto l'occupazione al femminile, come ci hanno detto i dati anche a livello nazionale, anche perché la donna è stata relegata molto spesso ai ruoli di cura di bambini e bambine che non potevano più andare a scuola, eccetera. Da quando si è riattivato un pochino il mondo del lavoro, possiamo dire che ci sono tante opportunità anche per queste donne. L'importante è proprio magari entrare attraverso dei momenti come quello del tirocinio, che dà la possibilità di sperimentarsi in un contesto nuovo per la prima volta, però di acquisire nello stesso tempo delle competenze. Per cui in realtà le opportunità ci sono, abbiamo donne che sono inserite nel mondo del lavoro di cura, di badantaggio, delle pulizie, nella ristorazione, le possibilità sono molteplici, è proprio costruire il percorso per riuscire ad ottenere poi questi lavori.